È iniziato da Battipaglia il tour elettorale di Mimmo Volpe, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Battipaglia del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra. Un primo incontro con un gruppo di amici e sostenitori, insieme al candidato capolista al Senato, l'eurodeputato PD Gianni Pittella, si è tenuto ieri presso l'Hotel San Luca. Con Volpe e Pittella c'erano anche Franco Alfieri, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Agropoli, e la senatrice uscente Angelica Saggese, candidata al Senato al numero 2 nel collegio plurinominale Battipaglia-Agropoli. Visto che non vorrei strumentalizzare nessuna vicenda, ma visto che il nostro slogan è per il territorio, volevo dare anche una bella comunicazione, una bella notizia alla comunità di Battipaglia, che quando si assumono degli impegni vanno portati a compimento, e saremo con il vicepresidente della giunta regionale a dare una giusta risposta alla popolazione di Battipaglia, perché credo che si stia utilizzando strumentalmente questa vicenda dei rifiuti su Battipaglia. Ma visto che avevamo assunto un impegno, noi andremo giustamente a rispondere a quella comunità che per mesi ha protestato, dando una giusta risposta in merito alle quantità. Quindi io inviterei alla calma, ma come sempre chi assume un impegno istituzionalmente lo porta a compimento. Queste sono le vere risposte che la gente si aspetta.